Alex, non so proprio voglia di qualcosa di buono e di dolce. Cosa vuoi? Io non ho un pezzo di sushi congelato, no, no, sì. No, non è quello di cui avevo bisogno. Diciamo che non ho proprio fame, ma ho proprio un certo languorino, hai capito? Qualcosa di... Non ho capito. Mi servirebbe qualcosa di buono e di dolce, andiamo in mensa. Vuoi un vinello? No, un vinello non è dolce, andiamo in mensa, vieni andiamo con me. Andiamo in mensa, magari troviamo qualcosa, ma in mensa sì. C'è ancora Anna, arrabbiatissima. Non è più arrabbiata adesso. Anna, siamo entrati in me... Dov'è? Anna? 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 Ho paura. Aspettami, eh. Anna, sei con Natasha per caso? Vado no, a vedere. No, sono fuori. Sei qui? Fai vedere un po' qui che magari io proprio Annina nel sedere di Natasha. Ma guardare Natasha alla fine. Oh! Stavo scherzando, non t'ho ti facevi vedere. Ho detto che sono fuori. Se non esci fuori subito ti prendo a pizza in faccia con la pinna. Dai, ah, ti sei fatta una jacuzzi gigante, guarda un gambero. È insopportabile, almeno sto bella a mollo. Hai ragione anche tu. Bello, vero? Comunque c'è anch'io a mollo qua. Guarda che schifo di barba, Anna, ti è già ricresciuta, incredibile. Allora non me ne parlare, io ci ho provato, è la quarta volta che la taglio. Mamma, non tagliarla più. In un'ora. In un'ora, mamma mia. Diventerai la donna barbuta sempre piaciuta. Ti venderò al circo e guadagnerò i miliardi. Allora però... senti Ciccio, tu non mi vendi al circo di niente, esci, capito? Esci da sta vasca da bagno, non forza. Non voglio uscire, sto bene qui. Anna, esci, cammina che si allunga la barba. Vedi, perché tu più tempo stai lì. Ma non devi stare a mollo, devi stare secca, così la barba non cresce. Ascoltami bene. Ti ho c'è capito, una soluzione. Se mi secco, ma che schifo, che schifo. Squame, ripigliatele, ripigliati sta roba. Tanto non ti attaccano più. Ascoltami bene, Ananas. Io ti propongo una soluzione, te la trovo io. Io sì, per favore, se no quando metto a fare le treccine. Non ti devi preoccupare, ti trovo io tutte le soluzioni che ti servono in questo mondo. Ti troverò io un modo per togliere quella barba antiestetica. Mi serve ma soltanto un minuto. Serio? Un sul serio, assolutamente sì, sul serio. Devi. Aspettami qui, magari, no? Ti siedi. Intanto vuoi un maglione di pelo? No. Che schifo, che schifo. Che schifo. Ma allontaniamoci. No, per quando torno mi fai trovare un bel maglione. Ma per adesso va no, bene. Va bene? Okay. Ok, mi metto a lavorare a maglia allora. Ascolta, tu ti posso lasciare in sala mensa e sì, mi fai trovare cosa, sì, sì, una cosa dolce? Pronto, cosa vuoi? Qualcosa di... quell'angurino, hai capito? Per togliermi quell'angurino. Sì, Alex, lo chef al lavoro, lavorate, schiavi! Tanto io è lo schiavo, è lui. Vabbè, tanto io vado negli uffici che Cicco dovrebbe aver preparato. Che non vedo l'ora di tornare alla civiltà. La prima cosa che farò, guarda, proprio appena arriva un film. Vado al cinema e guardo un film. Poi al ristorante, una bella ragosta. E poi, appena fatto quello, mamma mia, non me lo toglie nessuno. 3 ore sui videogiochi, ma 5 ore. Porca miseria, non mi sta più. Che stai a fare? Stai guardando i siti sporchi. No, non è possibile. No, vabbè. Non c'è la connessione, cioè, non c'è schifo, la connessione. Che schifo. Allora, non c'è la connessione, non prima guardarli. Di tutto ti entrano i virus. Prima di tutto. Primo. Questo non è vero. Sì che è vero, sì che è vero. No. Poi metti per sbaglio i dati della carta di credito, vieni truffato, vieni da me, rompi le palle e piangi. No, ti sbagli, non li ho messi per sbaglio, li ho messi apposta. Ah beh, allora sei grande, ascolta. Hai recuperato il cavo per collegare... Me l'ha dato, piace, cosa ci faccio però? Allora, questo qui me lo dai a me perché tu non sei capace. Infatti questo sì. Si attacca, no? Così noi possiamo collegare lo modem, vedi, allo computer, così. Funziona? Ecco, tecnicamente è la grande, vedo subito, fammi sedere qui. Oh, ho fatto anche un disegno, se vuoi. Sei sicuro che non è che apro e trovo le cose sporche? No, fidati di me, ho chiuso tutto. No, non è vero, scherzo. Vado a vedere su Pixel Painter. Ma non c'è niente di salvato qua di disegno. Fidati che c'è, nelle cartelle. Ma non è vero, non hai fatto niente. C'è, guarda le cartelle. Ah, è vero, vedi? C'è un disegno, vediamo. Ah, dice che è un errore. Il tuo disegno si è corrotto. No! Ci ho messo un'ora. Mi dispiace. Va bene, però l'internet c'è, Cicco. L'internet c'è. 4G. Cosa facciamo adesso? Allora, adesso possiamo mandare un messaggio qui su internet. Allora, tu non devi guardare le robe. Ti spiego bene cosa devi fare. Allora, tu andrai sul sito sos.it. Allora, aiuti per okay. persone che hanno bisogno. Tutto intero. Aiuti per persone bisognose. Okay, vai lì, adesso? E praticamente dici che noi siamo bisognosissimi. Proprio bisognosissimi, devi dire. Di aiuto perché siamo persi in un'isola deserta, tutti soli, infreddoliti. Mettici un po' di okay, roba. Sto scrivendo le parole chiave. Perseguitati. Mettici che. Famati. Pericolo di morte, quindi. Pericolo di morte, assettati. Ok, poi, SOS. Okay. Di che tu hai un eczema sulla chiappa sinistra. Che è
vero. Ok, pure quello. Poi di Anna la barba, 3 km di barba, sta morendo. Anche se leggono questo, leggono subito. Alex Nauz sta morendo di fame perché non gli abbiamo dato niente. Lui ha bisogno di 3 kg di carne al giorno. Io, crisi di astinenza da gaming, quindi terribile, letale. Assurdo, questa roba è incredibile. Sto disegnando tutto quanto. E poi anche che abbiamo dei morti, perché è vero, ci sono i fantasmi morti, pericolo impostore, insomma. E appena finito cosa faccio? Appena mi mandi, però prima mi chiami, così io ti confermo. Tu lavora, okay, eh. Ok, faccio io. E non andare dove non devi andare, pervertito. Non te la assicuro. Che schifezza, guarda, certe tensioni. È vero, Paperonzo, tu ne sai qualcosa, Porco maiale, fammi andare a vedere che Alex Naus mi avrà cucinato quel manicaretto, quello... Quella bontà del manicaretto, quella gustosaggine proprio preziosa, però... A cucinare siamo. Lasciamolo tutti fare quanti. Ancora qualche minuto che vada a vedere piadina il mio amico bello trasparente. La sfera delle mie brame. Chi è il fantasma più pauroso del reame? Non tu. Ascoltami, c'ho una cosa per te che mi sulle palle. Tutto. Tu, io non ti sopporto più. Anna la barba ancora ed è un gambero. È colpa mia, ok, lo ammetto. Anna è un gambero con la barba. Questa cosa è problematica, secondo me. Dobbiamo trovare una soluzione. Tu mi hai portato dei vinelli, ma non erano buoni. Cico sta provando a chiamare la civiltà per farci portare via. Ma gli hanno risposto, gli hanno dato un segno sì, di vita almeno. E il problema qual è? Se arriva la civiltà adesso, prendono Anna, la mettono in un circo e non la rivediamo più. Perché non è positivo, dobbiamo aiutarla. Quindi tu devi fare sto vinello. Io ti avevo dato di fare il vinello. Io devi... ci ho provato, ma ancora è work in progress. È work in allora, progress. C'è bisogno del vinello, ti sparo. No, scusa. Fai il vinello, faccio, veloce. Vado subitissimo. Oh, mamma mia, che uno deve avere a che fare con sta gente. Io non ti sopporto più. Ti auguro di diventare un macaco. Guarda, un macaco devi diventare. Eccola il destino. Cosa stai facendo tu, Anna? Sto lavorando a maglia. Quasi finito. Aspetta, un attimo che sto facendo il giro maniche a te. Fatto qua. Vabbè. Guarda un po' che bello to. Questo è di pelo di barba tuo, questa roba qua. Certo, maglione barbuto. Maglione barbuto sempre belluto. Vediamolo. Guarda un po'. Vabbè, fa schifo proprio. Grazie comunque. Oh, senti, lo è tengo. La mia nuance di pelo. Sì, cosa sì, vuoi? Nuance. Resta un attimo lì che vado su. Alex Nauz, c'ho una fame. Finalmente. Mia, quanto guarda sei brutto. Cosa ti ho preparato. Sì, entourage di cibo. Un entourage, un entourage. Fammi spiegare sì, il viaggio sì, sì, nei sì, sapori. Sì, ti sì. Ho preparato questi qua ciambelle qua al vino. Ho preparato questa banana sprint al vino, poi questa torta al cioccolato con le ciliegie al vino, e il mio pezzo forte, la torta di matrimonio al vino, con la glassa di scheletro. Colossale quella torta! E lo sai perché ho preparato questa torta? Non mi interessa, però... Aspetta, no, per te per, ti devi sposare, no, scusa? No, 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 ho scoperto mentre chiacchieravo che Attila si sposa con Natasha. Ah. No, immeritato, è un bruttone sto qua. Comunque, aspetta un attimo perché avvertivo uno strano odore. Cioè come se ci fosse una puzza di scimmia. Però il aspetta, vino? No, no, non è il vino. Aspetta un attimo che... Senti, annusa anche tu forte. È Paolo Pisello per caso? No, non è Paolo Pisello. Alessandro, un macaco enorme. Sembra che dica delle parolacce. Alex Nauz, vai ad affrontarlo. Vai l'elmo. Vai con l'elmo. Vai. Ma questo è un cappello da chef. Vai. Attenzione, attenzione, ti sta rapendo. Che scena orribile. Che scena, no. No, non posso, è pericolosissimo. Fa dei versi strani con la bocca. Hai sentito, Anna? Lo sta portando via. L'ha portato via, Anna, hai visto? Mamma mia. Se lo mangerò. È meglio, così ci leviamo dalle balle, Alex. Sopravviviamo, no, dai, molto di più. Ma perché dici così? Adesso non posso stare più fuori a mollo. Perché c'è qualcosa. Ma finiva le scorte alimentari, Alex Nauz. Guarda che è meglio, è andata bene, secondo me. Ma queste sono tortine al vino? Sì, però hanno attirato il macaco lì delle nevi. Aspetta che vado a chiamare Cico perché c'è bisogno. Aspettami qui tu con quella barba. Mi metto a mollo, mi metto a mollo. Che quanto sei pelosa potrebbe scambiarti per un suo simile, Anna. Stai attenta. Beh, faccio la barba di nuovo, aspetta. Cioè, sei talmente pelosa che porca miseria, sembri una moquette. Se ti sdrai per terra, ti... ti camminano sopra. Porca miseria, rischi un tappeto per il bagno. Cico, Cico. Oh, wow, oh. Che è successo? È un che fatto orribile. Perché facevi dove, wow, ma wow? Dove sei finiti? Sono dove qui, sei finito? Sono dietro di te, Cico. Ah, è così. So, scusa, stavo guardando un video. È proprio questo il problema. È un video epico. Non è epico, vieni qua. È successo un problema. È arrivato sto macaco delle nevi enorme, tutto bianco. E ha iniziato a fare così, no? Ma quello è il pollo della leggenda. No, era proprio uno Yeti. E ha visto Piadina. Ha visto Alex. E ha iniziato a prenderlo, a trascinarlo via dalla sua tana. E cosa gli stava facendo quest'ora? Non lo so, non lo so. Dovevo salvarlo. Forse nei tuoi video potrebbe esserci la risposta.
cosa. Non andare, vieni qui. Ok, scusa. Che c'è Anna, poverina, che pure lei potrebbe essere tra le grinfie di quel macaco delle nevi. No, no, questo deve impedirlo. Infatti, forza, dobbiamo ricongiungerci tutti insieme per evitare. Aspetta. Annusa. Cos'è? Annusa. Non sento niente. Annusa, forte. Senti, questo qui è l'odore è vero. Del macaco. Lì, eccolo, lì, eccolo, fa di nuovo in lo senti? Attenzione, Anna. Attenzione. Attenzione, Anna. Attenzione. Mamma mia, cavolo. Che scena raccapricciante. Che scena raccapricciante. Eccolo. Aspetta, cosa stanno con me? No, ridere. È una tragedia. È successo, è successo. Perché stiamo ridendo? È gravissimo. Scusa. È comica la scena, però. Un pochino. Però Anna è stata rapita da uno scimmione delle nevi. Io non posso permettere una cosa del genere. Adesso siamo noi i prossimi, quindi. Speriamo di no. Mamma mia, forse tu. Mi sa che te piace. Prendi il fucile, proteggimi. Ce l'ho il fucile, tranquillo. Allora, vieni con me. Li stava portando, visto verso di là. È strano perché ha rapito solo noi. Ma c'è il mare lì. Non lo so cosa c'è. Ci sarà la sua tana, il suo nido da scimmione delle nevi. Dobbiamo riuscire a portargli una merce di scambio, perché se lui vuole mangiarli, noi dobbiamo portare qualcuno. Per cosa mangiano però loro? Persone, i Bigfoot mangiano le persone, sono sicuro io di questa cosa. Purtroppo. E chi è il più sacrificabile qui però? Paolo Pisello sicuramente. Sì, eccolo qua. Mamma mia, lo pesco e lo portiamo allora, subito, vieni. Paolo Pisello, abbiamo un incarico. Via, via. Non vuole. Devi essere tu a mangiare lo Yeti. Cioè il contrario. Lo Yeti ti deve mangiare. Non gli piace. È impazzito Paolo Pisello. Mi sa. Ruota sulle patate, poverino. Vabbè. Aspetta. Chico. Cosa? Oh no. Vieni, 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 vieni. Ti puzza di Yeti. Mi sa di sì, Aspetta. Annusa anche tu. Annusa un po', Oh, piano. Facciamolo cadere qua sotto. Fidati. Faccio l'esca. Faccio l'esca. Non so dove funziona, Chico. Aspetta, aspetta. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Dobbiamo esplorare qui. Perché è possibile che magari lo possiamo prendere in contropiede. Aspetta. Adesso mi è venuta l'idea. I Bigfoot lasciano le tracce dei loro Bigfoot. Hai ragione. Hai ragione. Sembri stupido, ma hai ragione. Mi sa che lo sento qua. È forte, l'odore. Attento. Attento. Ecco così, mandibola. Stai attento. Stai attento. Ti rapisce. Ti rapisce, Chico. Ti rapisce. Mi sa che è andato anche Chico. Porca miseria, sono rimasto solo io. Che disgrazia. Adesso, mentre io sono qui salvo e sano, Alex sarà già stato mangiato. Chico sicuramente lo Yeti gli sta... No, dai, lo Yeti starà sicuramente baciando Chico, perché Chico affascina questo genere di creature. E Anna invece sarà diventata, porca miseria, la nonna dello Yeti, visto la barba che si ritrova, incredibile. Vabbè, io potrei avere una nuova vita, principessa Gerica, per esempio, Anna Maria, Anna Maria, bella guagliona. E poi abbiamo Natasha lì, nella mensa, e Paolo Pisello, vabbè, purtroppo. Però non possono, non si è mai detto che io lascio i miei amici in difficoltà e sto lì a guardare, a godermi la vita in loro assenza. Allora, squadra ricerca l'Ionio in azione. Dunque. Ho visto lo scimmione per un attimo lì nella foresta. Eccolo qui. Bisogna che io mi agisca proprio con tutta la scaltrezza di questo mondo. Gli devo mettere le mani in saccoccia proprio senza che lui ne se ne accorga. Devo seguirlo finché non riesco ad arrivare fino alla sua tana. Però nel mentre posso chiamare Alex, magari è ancora vivo e mi risponde, visto che lui ha il cellulare migliore, dovrebbe prendere bene, no? Con la connessione che abbiamo messo. Alex Nauz! Alex Nauz! Alex Nauz! Sono io! Mi parla? Sono io, cretino scemo della... Sono io, non ti conosco! Ma che cacchio ti borbotti al telefono, cretino deficiente? Non ti conosco! Scemo di guerra! Prende male, mi scusi! Sono io, cretino! Ma cosa ti ha... la testa, lo Yeti. Ho capito. Ti ho riconosciuto. Da questo mi riconosci. Deficiente. Sì. Dimmi che cosa ti è successo, che cosa ti ha fatto lo Yeti. Ci ha portato in una casetta tutti e tre. Siamo. Allora, Chico sta pescando. Anna sta a mare. E io sto abbellendo una casa. Ma quindi stai abbellendo la casa dello Yeti, scusa. Ma sì, penso che mi abbia portato qua per apposta, Ma sei deficiente, ma riabbellisci la casa. Ma lui ti voleva rapire. Mi piace abbellire le case. Ascolta. Squadra di salvataggio Lion sta arrivando, non ti devi preoccupare. Ok, allora ti aspettiamo, lo dico a tutti. Non dirlo a nessuno. Anche il deficiente del cacchio, ora lo sa. Anche lo Yeti lo sa, guarda che veramente stupido quello lì. Chiudo, però, ciao. Chiudi, ciao, perché risparmi i minuti, cretino deficiente. Aspetta che mi impongo io. Yeti! Al suo, aspetta, mani in alto. Allora,
Facciamo un patto, oh amico delle nevi. Se mi capisci, ecco appunto. E allora se tu vai lì all'accampamento troverai Paolo Pisello, la creatura grassa. Vai a mangiare Paolo Pisello. Perfetto, è stato semplice. Guarda che indigeno che è, però. Mangialo bene, mi raccomando. Che schifo. Oh Cico, che stai a fare qui a pescare? Perché siamo qua? Ma stai borbottando anche te? Ma che malattia è questa? Ma ti sparo la faccia. Ma che è successo? Ma hai pescato Anna? Ciao! Siete deficienti. Smettila subito. Ma guarda che divertente, provaci anche tu. No, Anna, esci, Anna. Che bello, sto mollo qui, non mi sto squamando più, vedi? Ma scusate, ma lo Yeti non vi voleva mangiare, che sembrate tutti contenti. No. Ah, è tranquillo quindi. Sì, è tranquillo. Vado un attimo a vedere cosa sta facendo Alex. Voi continuate a pescare. Mettiamo un tavolino qua, un tappetino qua. Oh, perfetto, lo Yeti piacerà. Oh, Lion, ciao, come va? Cioè, ma non ti vergogni di te stesso un po', tu? Perché, scusa, Cioè, tu stai arredando il nido dello Yeti. Ma guarda quanto è più carino. Prima era vuoto, era freddo e desolato. Certo. Ho messo un divanetto, una gabbia per gli uccelli, un lettino, ma mi sa che è piccolino per lo Yeti. Questo l'hai messo per te, perché tu vivrai con lo Yeti per tutta la tua vita. Non dire così. No. Una TV rotta. Ah, beh, certo, sarà contento. Eccetera. Sì, eccetera. L'eccetera è la parte più bella della casa, comunque. Bravo. Certo, guarda che bella. Anche un nido per l'uccello, hai visto? Così. Così lo uccide quando ha fame e mangia l'uccello. Oppure lo tiene in gabbia e non approfitta, insomma. Vabbè, ascoltami Alex, rimani in casetta tu, così quando gli ti torna continuo, sì, gli prepari le uova, poi dopo te le prepara lui a te e fate un po' questo maneggio di uova. Cicola, smettiamo di pescare Anna. Basta! Basta pescarvi, che siete due cretini. Venite, torniamo a casa, basta. Ma quanto pare un problema grave, cresciuta. La barba mi è cresciuta anche dietro. Che schifo, Anna, ma che schifo. Dai, ma sei un animale. L'ho dovuta buttare in parte indietro perché è troppo lunga. Che schifo, una nuova pettinatura per barbe. Anna, inizia ad andare verso... Va bene, noi arriviamo, Posso andare a nuoto, per favore? No, devi andare a piedi, di là, forza. Gambero maledetto. Ma sta per tornare. Non credo, sta mangiando Paolo Pisello, c'ha il suo tempo. Ma come? Ma Anna è caduta a bocca in terra lì. Anna! Difficile! Cammina, forza, striscia con quella coda da gambero. Camminare! Cico, io e te diventeremo miliardari perché nel nostro libro potremo scrivere la storia dello Yeti, hai capito? È vero, è leggendario, nessuno l'ha mai visto a parte noi. Esatto, e sai cos'altro? Gli faremo una fotografia con la Polaroid, mi serve un'altra istantanea però, dobbiamo recuperarla. Non ce l'ho io però. Le prendiamo quando torniamo all'accampamento, le prendiamo che ce le ho. Mamma mia, super. E poi gli facciamo una foto, però dobbiamo riuscire ad attirarlo perché magari adesso non si farà più vedere perché una sarà trappola, quindi, sazio. Una trappola. No, dobbiamo provare a tirarlo, secondo me. Alex, vieni un attimo, Alex. Zitto, ho finito tanto. Ok, perfetto. Torniamo al nostro accampamento. No, un attimo, sei stato veramente bravo ad arredare la casa dello Yeti. Un animo sensibile come te, del resto, non poteva fare diversamente. Ascolta, Cico era curioso di vederti il culo. Cioè, di guardarti sedere. Sì, c'era questa curiosità qua. No, vabbè, se proprio devi, guarda. No, devi togliere il mollo smoking per vedere. No, se devo andare dentro casa. Vai dentro casa, solo un attimino. Perché cambio un secondo. Era curioso, Cico. Ma dimmelo prima di queste cose. Alla fine è vero, cioè mi hai confessato che c'avevi questa curiosità da morire. Di che ti piace, di che ti piace, se no smonti tutto il piano. Alex, girati. Vuole vedere il sedere, girati per favore. Guarda che tonico. Ok, come bello. E adesso che facciamo, scusa? Non hai detto che ti piace o no, scusa, non lo voglio dire. Fatto. Però gli piace ma non lo vuole dire, si vergogna un pochino, vabbè. Si vergogna, è normale, normale, non ti preoccupare, Cico Dobby. Adesso Alex, se permetti, dovresti rimanere qui così mentre Cico ti fa un book fotografico al sedere. Ok? È freddo? Sì, lo so, non ti preoccupare. Finirò in prima pagina da qualche parte. Ovvio. Ma allora posso soffrire. Allora, ti metti qui vicino alla fontana col sedere in pizzo. Lo vedo. Aspetta, così? Adesso lo vedi. Aspetta. Allora, adesso noi andiamo. A monte. Cico, vieni, scappiamo, andiamo a prendere la foto. Lo sta vedendo, scappa. Porca miseria, abbiamo fatto il disastro. È andato, è degenerato tutto. Ma che ha chiuso la porta, che pure. Ah sì. Che urla.
Okay. Allora, adesso noi prendiamo la foto, no? Poi la facciamo, la scattiamo. E poi quella che non esiste tanto, quello è tutto ietico, lo vedo. Va male. Adesso cerchiamo di sbrigarci, che sicuramente nel bagaglio di Anna qualche Polaroid ci sarà, no? Mamma mia, perché meno male a lui, comunque. Cioè, certe cose è meglio a te che a me. Cioè, veramente. Magari diventano amici, pure. Ma quando ci avete messo? Ma siete matti? Ascolta, Anna, c'è Alex che sta avendo un incontro con lo Yeti. Mi dai per caso un'altra Polaroid che mi servirebbe? Ah, sì, questa. No, l'istantanea, cretina. No, è già tutta carica, è tutta carica. Allora, dammi la macchina tutta carica. Perfetto, grazie, Anna. Vuoi venire? Perché c'è uno spettacolo strano. Sì, sì, ma ci metto 3 ore, però. Ma è bruttino da vedere. Ma facciamo un video o una foto? La Polaroid non puoi fare un video, cretino. Una foto è vero, magari io ho una magia strana, non lo so. Però dobbiamo assicurarci di beccare l'angolazione perfetta, capito? E la finestra si vede. Vediamo, aspetta. Aspettatemi! Sono inciampata nella barba! Meglio se non guardi, perché non è una bella cosa. È uno spettacolo molto crudo questo. Un pochino. Oserei dire. Nudo e crudo, soprattutto. Andiamo a vedere. Perché Alex, certo che comunque lo stiamo sfruttando un pochino, poverino. Dovremmo dargli una percentuale dei proventi del libro, Chico. 0%. No, 0% è poco. Un po' di più, magari, qualcosina. Vediamo. Senti che rumori. Aspetta, 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 io non sento niente. Mi sa che io ho sentito un punk, tipo. Uno schiaffo? Ma io non sento niente. Cosa stai? Guarda lì! Guardi dalla finestra, si vede. Aiuto! Ok, è l'angolazione perfetta, Alex, metti di brava. Aspetta. Ok, ho fatto. È perfetto. Aiuto! Ma che state facendo? Alex, datti alla fuga. Scappa! Scappa! Che lo Yeti si desidera. Mamma mia, guarda. Che bella foto che è venuta, porca. Peccato che Alex nudo. Ma che foto ha fatto Alex o lo Yeti? Tutti e due insieme. Bellissimo è stato, guarda. Un buco fotografico bellissimo. Ma facci vedere la foto, voglio vederla anch'io. Ah sì, hai ragione, aspetta. Allora, vediamo subito com'è venuta. Mi serve una, Anna, una cosa. Una cornicetta. Ce l'hai una cornicetta? Vieni qua, questa volta blu. E la metti tu, che ho le mani piene. La metto io, Sono pieno di cose, pieno di averi. Perfetto, guarda un po'. Eh no, questo è il pisello Alex dentro il... Scusa. Aspetta, l'altro, ecco qua. Puto. Eccolo qua, guarda. Mamma qua. Mamma mia. Perfetta, si vede benissimo. Venuta bene? Sì. Quanto vale, tipo? Secondo me questa qui riusciamo a venderla anche 100-200 euro, anche di più. 80% mio, Poi i diritti quando pubblichiamo il video, anche, cioè il video, il libro. Assurdo, per forza. Pazzesco, Alex, com'è stato lo Yeti? È stato gentile, garbato? Traumatizzante è stato, Aspetta un po', che cos'è questo passaggio? Cos'è? È segretissimo. Qui sono il tesoro. Vado io. Aspettatemi là sopra, che potrebbe essere pericoloso. Tua sorella.